La grande musica internazionale del Peperoncino Jazz Festival e gli ottimi vini delle aziende del Consorzio Terre di Cosenza DOP si mettono insieme e sono alla base dell'evento Women, Jazz and Wine, che sino al 9 settembre porta jazzofoli, enofoli calabresi e anche tanti turisti in vacanza in Calabria, amanti della buona musica e dell'enogastronomia di qualità, alla scoperta delle più belle cantine ascoltando le meravigliose voci delle signore del jazz all'ora del tramonto. Nato da un'idea di Sergio Gimigliano, direttore artistico della rassegna, e Demetrio Stancati, presidente del consorzio istituito per la tutela, promozione e valorizzazione dei vini DOP del Cosentino, l'evento sta andando avanti in diverse tappe con concerti di qualità. Le prime due serate sono andate benissimo, e, oltre ogni aspettativa siamo molto contenti sia noi del Peperoncino Jazz Festival che la direzione del consorzio, e quindi insomma siamo sicuri che questo evento avrà lunga vita. E frequentano le serate bellissime persone, e abbiamo artisti incredibili sia nazionali che internazionali, senza dimenticare gli artisti regionali. E allora abbiamo parlato con il nostro amico Gennaro Convertini, insomma, il direttore del consorzio, e lui ha subito sposato questa idea, l'abbiamo ideata, prodotta e organizzata, e quindi siamo veramente molto contenti, è una bellissima formula.